La violenza sulle donne è purtroppo una gravissima piaga sociale che si perpetra nelle grandi zone come qui a Roma, ma anche nei piccoli centri. La vergogna di denunciare, quanto influisce su questa problematica? Allora, innanzitutto diciamo, mi fa specie che una donna, la più importante donna delle istituzioni, ossia la Presidente della Camera, pensi che possa bastare mettere le bandiere a mezz'asta per delle donne che sono state vittime di violenza. Io credo che serva molto di più di una mezz'asta che forse poi, della quale non se ne accorge nessuno. La mezz'asta serve nelle coscienze e quelle vanno alzate, vanno rialzate in maniera importante, perché molte volte le notizie vengono diffuse quando, diciamo, sono strumentalizzate, quando invece si tratta di testimoniare. Neanche noi giornalisti, anzi noi giornalisti per primi, non dobbiamo voltare la faccia dall'altra parte e dobbiamo essere testimoni coraggiosi di questi eventi e dobbiamo condannarli, perché il problema è far cambiare la cultura e cambiare l'educazione alla non violenza e al rispetto degli esseri umani. Ecco, quando una donna denuncia, trova il coraggio di denunciare, le forze dell'ordine in che modo stanno loro vicino? Il problema è che tutto l'apparato deve essere, perché le forze dell'ordine possono poco se non c'è la collaborazione dei cittadini, e chi vi parla è una persona che ha perso una persona amica, che ha denunciato il suo marito per le violenze, è stata sempre vicino e ha creduto nella giustizia e nelle istituzioni, ma è morta. Parliamo di Carmela Morlino, che è morta a Trento. Non la riabbiamo più, proprio perché quando lo si tocca sulla propria pelle questa cosa, ecco, dopo che si è fatto tutto, bisogna che ci sia più attenzione a non abbassare mai la guardia e fare in modo che le leggi vengano rispettate. Non ci sono idee nuove o soluzioni nuove, basta far rispettare le leggi e le attività che ci sono.